senatore Stefano Pedica, perché non è da tutti darsi questi spazi. Sono Stefano, sono migrante, da 12 anni che sono venuta qui in Italia. Volevo iniziare subito con un numero. 65.383 nuovi italiani nel 2012. Cosa significa? È nato, è cresciuto questo senso di appartenenza a questa nazione. Per questo si devono realizzare, si deve realizzare un'uguaglianza nei diritti, sia tra la popolazione autoctona che tra la popolazione alogena. Non solo per una questione di principio, ma soprattutto per un benessere comune, per il benessere della stessa nazione. Perché l'uguaglianza cosa comporta? Comporta una crescita economica. Meno marginalità significa più istruzione, più capacità professionale e imprenditoriale. Tutte queste condizioni comportano alla crescita di questa nazione, dell'Italia. Per questo io penso che sia arrivato ora il momento di creare, di rielaborare un nuovo discorso sull'immigrazione. Sull'immigrazione basandosi su principi fondamentali di coesione e di integrazione sociale. Perché solo così potremo oltrepassare tutti i muri delle differenze. Mi ricordo che da piccola, quando sono venuta e sono entrata nelle elementari, già da piccoli siamo stati abituati a combattere per avere i nostri diritti, per essere visti uguali agli altri. Mi ricordo che facevo di tutto per apprendere la lingua, per essere vista come gli altri e non essere vista qualcosa di meno. Quindi già da piccoli abbiamo già avuto questo spirito di combattere. Attualmente noi rispettiamo tutti i doveri e vogliamo che questo diritto di cittadinanza venga riconosciuto, perché noi parliamo la lingua italiana, abbiamo gli usi e costumi di questa nazione. Abbiamo maturato dentro di noi una maturità, un'idoneità che si rispecchia in questa nazione. E questa identità che abbiamo dentro di noi non è qualcosa di materiale, non è qualcosa di tangibile che gli altri ci possono togliere, non è un trofeo, non è un materiale, è qualcosa che abbiamo dentro di noi. E quando abbiamo dentro di noi qualcosa, nessuno ce la può togliere. E combatteremo affinché i nostri diritti vengano a essere rispettati. Volevo fare anche un esempio, per far ragionare comunque tutte le persone, no? Se la madre di Obama, invece di essere presidente degli Stati Uniti, qui in Italia avrebbe comunque ancora, sarebbe stato in fase ancora di rinnovamento del permesso di soggiorno. Questo cosa significa? Limitare le nostre potenzialità, limitare quello che noi possiamo portare, possiamo dare a questo paese, perché noi abbiamo la volontà di partecipare sia attivamente per quanto riguarda la politica, della società, e dobbiamo togliere questo muro di differenze, perché noi non siamo diversi dagli altri, noi siamo uguali e combatteremo per questo principio di uguaglianza. E penso che nessuno mai ci potrà comunque togliere la nostra identità. Combatteremo contro ogni difficoltà, non solo qui, perché quello che abbiamo dentro, come ho ripetuto, nessuno ce lo può togliere. Grazie.